Uia, 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 che cosa sarà mai questo nome? Stamani mi sono alzato come tutte le mattine per andare a scuola, no? Però prima, ovviamente, come ogni mattina, prendo il mio iPad e cerco una notizia. Se c'è qualche cosa di nuovo, ok. Sono andato a vedere un video del mio amico Vitale, che ha il canale su YouTube. Lo saluto come sempre, grazie, grandissimo. Ok. E ha fatto un video, un unboxing che però faceva vedere anche un giornale di Game Informer e presentava soprattutto la notizia di questa nuova console, Ouya. Ouya, una console di nome Ouya. Ultimamente noi con console pensiamo solo a Nintendo, Microsoft o Sony, ma stavolta non è né Microsoft, né Sony, né Nintendo. Chi cazzo è allora? Voi vi chiederete. Che cazzo è? Ragazzi, state calmi quando vi dirò questa cosa. Perché è una cosa che quando io l'ho saputa sono rimasto contento, eh. Sono rimasto contento perché sta notizia di questa console mi ha reso felice personalmente. Non si sa. Non si sanno ancora bene le potenzialità, ma comunque dopo vi dirò un po' le caratteristiche. Ma questa console è di Android. Uia, la console di Android. Sì, ragazzi, questa console sarà di Android. Vi mando ora qualche immagine, per farvela vedere. Un'immagine della console e un'immagine del gamepad. E vi dirò poi le caratteristiche in seguito, ma ci sono diverse sorprese, anche perché questa console secondo me potrà dare testa alle altre. Bene ragazzi, spero avrete visto le due immagini che vi ho mandato. Come ho detto prima, è una console piccola, molto piccola. E il pad, come vedete, è un po' diverso perché sui tasti ci saranno dei nuovi simboli, ovvero Ouya, ovvero Ouya, e formeranno appunto la lettera, cioè la parola Ouya. Ora vi dirò un po' le caratteristiche della console, sì, le leggo perché io se no non me le ricordo. Allora, processore quad-core Tegra 3. 3 1 GB di RAM, normale, quindi comunque possiamo capire che è buona. Memoria flash interna da 8 GB, connessione HDMI alla TV con supporto di video a 1080p HD. Entrata Ethernet, Bluetooth LE 4.0, porta USB 2.0. E già dalla porta USB ci fa capire una cosa. E forse anche voi avrete già capito qualcosa. Controller wireless con due stick analogici, D-pad, 8 pulsanti azione, porca puttana, un pulsante di sistema, un touchpad da 3. Avrà anche il touchpad sul controller. Sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Allora ragazzi, tornando alla questione della USB, ho sentito dire in giro che questa console sarà aperta all'hacking, aperta all'hacking, ragazzi. Quindi immaginatevi cosa potremmo fare con questa console. Poi dicono che con Oni Live potremmo giocare ai giochi di nuova generazione, cioè della generazione di ora. Quindi ai giochi credo presenti su Xbox e PS3.
Diciamo che la maggior parte dei giochi saranno free to play, quindi dei giochi gratis. Ora qui c'è scritto puttanate. Comunque, diciamo che penso sarà una buona console perché ha fatto anche il contratto con la Capcom. E sta ricevendo tanti soldi per questo progetto per avviarlo e per mandarlo in lancio. Dice che costerà 99 dollari e in più uscirà ad aprile in Italia. La comprerò? Sì, cazzo, la comprerò. La comprerò perché? La comprerò perché personalmente attira molto. Diciamo che appunto. Poi sarà supportato sin dal principio il servizio di OnlyLive, si sto leggendo, fregatevene. E quindi a quanto ho capito potremmo già giocare con i giochi. Non so quanto cosa sia questo OnlyLive o come potrà funzionare. Ma spero che potremmo collegarci con i PC, eccetera, eccetera. Quindi, gente, io la comprerò, ditemi se voi la comprerete, spero proprio di sì, perché 100 euro per una console che secondo me ha grandi potenzialità e il prezzo dei singoli giochi, diciamo che non so quanto potrà essere, qualcuno dice che sono gratis, però non si sa. E comunque, gente. Secondo me darà anche testa alle altre console sul mercato. Questi grandi si sono voluti prendere la briga di creare una console, perché non è difficile creare una console ai tempi di oggi. Sia chiaro che non sia delle grandi produzioni come Nintendo, Microsoft o Sony, non è difficile. È molto complicato perché giustamente molta gente preferisce comprare le altre. Ma io do molta fiducia a questa console, do molta fiducia perché secondo me è una console ben fatta e secondo me potrà fare tanta strada. Quindi, gente, io vi saluto al prossimo video. Questo è stato un video informazione, non è stato tanto montato e cazzate varie. Ditemi appunto cosa ne pensate, come vi ho detto prima. Se la comprerete, spero di sì. Anche se ora esce Wii U a novembre, quindi sicuramente appena uscirà la comprerò. Tanto uscirà a aprile, quindi a voglia te se avrò i soldi per prenderla. Almeno spero. E quindi ciao a tutti, gente, al prossimo video. Che spero sarà quello di Dishonored. Che vi caricherò. Non lo so perché sono molto preoccupato per questo video. Comunque, ciao a su. Inizia la sigla di Dishonored. No, no, no. Nono lettore?